C'è qualcuno che ti viene a prendere, Kedy. Li lasci qui i libri. Li ho già letti. Allora, qui siamo dalle parti di un capolavoro, secondo me. Non perché sia un film di Scorsese, non perché sia interpretato da un Robert De Niro proprio de potentissimo, proprio enorme. No, proprio per la caratterizzazione dei personaggi, soprattutto. Allora, Il promontorio della paura è un remake. Io ho sempre detto di odiare i remake, proprio li sopporto, è più forte di me. Però in questo caso, come è successo per Psycho, no? Il remake diretto da Gus Van Sant, qui si cerca di fare un remake, ma è più un omaggio, perché in pratica qui il regista, quando riprende in mano la storia, la fa sua e ci crea qualcosa di quasi totalmente diverso, pur mantenendo la vicinanza all'originale. Non nell'originale del 62 i protagonisti erano classici, però ovviamente non avevano quella profondità proprio del personaggio che invece ha questo remake di Scorsese. Ad esempio, Nick Nolte dovrebbe essere un personaggio positivo nel film, in realtà è tutto fuorché positivo, perché è sfaccettato in una maniera tale che proprio te riesci a vedere, anche grazie alla sua interpretazione, riesci a vedere proprio l'umanità di questo personaggio con tutte le sue debolezze. È un uomo debole, il personaggio di Nick Nolte è proprio un uomo debole, Sam Bowden è proprio debolissimo, capito? Lo vedi proprio anche dalle espressioni. Qui gran parte del merito va proprio all'attore Nick Nolte, secondo me è anche lui un grandissimo attore, anche se poi negli anni si è rovinato con le varie cazzate che ha fatto lui nella sua vita, ma questo vabbè, quasi tutti gli attori la cavano di fuori. Qui abbiamo anche una Jessica Lange bravissima, poi Jessica Lange è brava bestia, cioè non so se l'avete vista anche in American Horror Story, proprio è inquietante ed è da morire, capito? Proprio lei dove la metti c'ha quella faccia di merda, capito, che proprio dice, oltre a essere brava c'ha anche l'aggravante della faccia, capito, che proprio la può guardare, proprio ti mette in suggezione. Poi c'è una Juliette Lewis, diciamo che era quasi una semi esordiente all'epoca quando uscì Il promotore della paura, che comunque sia brava anche lei, capito, anche lei ha visto che intossicata, alcolizzata, anche lei nella sua vita ha fatto di tutto, ma non ci interessa la vita degli attori, proprio il personaggio che interpretano, capito, perché anche lei è sfaccettata molto bene, che avete caratterizzata molto bene. E poi si arriva a Max Kedy, Robert De Niro, che proprio in questo film via, a differenza dell'originale del 62, assume delle sembianze proprio è un demone, capite? È un diavolo, proprio visto pieno di tatuaggi, fisio de ultra tirato, anche lui è una faccia di azzo, c'ha in questo film via, che proprio te appena lo vedi, appena comincia il film, hai visto che lì che si allena, no? Dio sì, in galera e poi viene in pratica scarcerato, boia, cioè ti fa venire un culino che te dici, questo via esce di galera e fanno spicini. E infatti è quello che vuole fare, lui si vuole vendicare, capito, proprio. E quando si vede l'inquadratura di lui che viene verso la cinepresa e dietro c'è quel, visto il cielo con la tempesta che si sta avvicinando, fintissimo però, è proprio defunzionale a bestia, ti fa capire che questo De Niro esce di galera per fare un culo, Dio sì, all'avvocato e alla sua famiglia, capito, proprio lo sai, proprio e non vedi l'ora di vederglielo fa. Perché te in pratica, guardando questo film lì, ti accorgi che i personaggi non c'è un buono, sono tutti bene o male negativi. Max Kedy è negativo e va bene, però tutti quell'altri, e non è che rappresentino il bene, anche tutti quell'altri sono dei corrotti, lui ha visto tradisce la sua moglie, la figliola un po' zoccola, capito? Cioè tutte queste cose lì, no? È ganzo, cioè è proprio bello. Forse addirittura meglio, e qui dirò magari una cazzata, però forse addirittura meglio dell'originale, perché l'originale è bello perché è classico, capite? Proprio di un thriller noir, proprio di bello, visto le fotografie proprio in bianco e nero, di bello, regia di classica. Qui c'è Scorsese che proprio, secondo me, proprio Scorsese di Garbari fa questi film dove c'ha proprio libertà anche di movimento, capito? Qualsiasi inquadratura, poi se Scorsese è bravissimo, qualsiasi inquadratura del promontorio della paura trasmette inquietudine proprio allo spettatore. Poi punta tanto sul personaggio di Max Kedy, ma non è che ricopra, diciamo, il 100% del film, perché tante cose che te vedi in questo film e vi, soprattutto le scene dove c'è Nick Nolte, dove c'è Jessica Lange, dove c'è anche Juliette Lewis, capito? Sono talmente cariche di inquietudine, capito? Non sono mai in equilibrio, sono sempre proprio sul bordo, capito? Sul limite, te dici, vai, sta per succedere qualcosa, vai, questo viene a merda, capito? Te pensi queste cose qui quando guardi Il promontorio della paura, sai che sta per succedere
qualcosa, però quando arriva lì lì per succedere qualcosa, vedo tu ritorna indietro, non è un calo di tensione, anzi la tensione continua ad aumentare per tutto il film. Ad esempio, per dire, quando Max Cady avvicina Sam Bowden alla macchina e gli dice imparerai cosa vuol dire perdere, proprio lì ti viene proprio i peli ritti, capito? Proprio dici madonna ragazzi, che cazzo ne vuole fare, capito? Cioè il personaggio di De Niro è talmente psicopatico, talmente, lui rappresenta proprio il male, proprio il male assoluto, capito? È cattivissimo, è un concentrato proprio di cattiveria. Proprio qua bella della scena finale sulla barca, ve la lì te la sto nemmeno a dire, proprio lì è fantastico, visto sul fiume in tempesta con questo Max Cady che è riuscito a raggiungere questa famiglia stando attaccato sotto alla macchina, di bellissimo, proprio ganzo, sarà anche una alzata, però da me mi garba, proprio a me il promontorio della paura, proprio bellissimo. Robert De Niro, poi l'accoppiata De Niro Martin Scorsese, proprio è una cosa che funziona alla perfezione, sembrano proprio fatti l'uno per dirigere l'altro e l'altro per recitare nei film, capito, di Ludwig, cioè proprio sono fantastici tutti i film che hanno fatto insieme, ma tutti, ma veramente andateli a rivedere, sono poi dei Taxi Driver ragazzi, Toro Scatenato, cioè hanno fatto dei film insieme questi due uomini che proprio non sono entrati nella storia del cinema, di più, capito, questi film proprio ti entrano dentro, te quando guardi ad esempio Taxi Driver nel tuo cervello proprio si trapianta proprio l'immagine di lui, capito, di Travis, quando te guardi il Toro Scatenato ti affezioni proprio al personaggio del pugile, capito, è impossibile non attaccarsi a questi personaggi. Qui si ritorna al discorso della caratterizzazione del personaggio, proprio nei film di Scorsese sono perfetti, guarda anche Quei bravi ragazzi, guarda anche Casino, guarda questi, i film che ha fatto Scorsese, sono proprio dei personaggi talmente vivi, talmente reali, talmente veri che ti sembra quasi di sta con loro, capito, nella scena di Quei bravi ragazzi quando sono a tavolino e mangiano e c'è la mamma, visto che li rimprovera, cos'è che gli dice, vi siete lavati le mani, mangiate a modino, non puoi non sentirti a tavola con loro, capito, come in questo Promontorio della paura, te non puoi non sentire la presenza inquietante, assurda di questo Max Cady che ti tiene proprio il fiato sul collo, e soprattutto quando nelle scene ambientate in famiglia, diciamo con Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis, te proprio sei lì in mezzo a loro e provi un senso di disagio, perché te sai che questa famiglia V non è tutta rose e fiori, capito? Sai che nasconda una qualcosa questi personaggi V e te proprio ti senti a disagio, quindi non sai se essere dalla parte loro o dalla parte di De Niro, perché te quando ad esempio sei un De Niro dici boh da ganzo lui, però nello stesso tempo provi anche inquietudine perché è pazzo, capito? È psicopatico, questo vi dice, questo vi ci mette 3 secondi a sbriciolarmi, a ammazzarmi, e lo stesso vale quando riesci a stare con la famiglia, non riesci proprio a prendere le parti in questo film, è stupendo. E poi quando arrivi alla fine del film con lui che c'ha questo, visto quando muore, no? Che va a rifinire nelle acque del fiume, c'ha questa esplosione di delirio mistico, ha visto parlano tutte le lingue, così bellissimo, proprio lì rappresenta quasi proprio un demone, capito? Un demone viene affogato in questo lago, capito? Bellissimo. E poi bellissima anche la sequenza dei titoli di testa, proprio ganzo, cioè tutto, capito? Nei film di Scorsese bisogna guardare tutto perché sono curati nel minimo dettaglio, a partire dalle sigle dei titoli, capito? La regia, poi la regia di Scorsese, boh, è fantastica, proprio è proprio un maestro, quest'uomo qui ragazzi accende, anche se ne fa un filmino d'un compleanno, secondo me te lo fa un capolavoro, capito? È bravissimo, proprio De Scorsese è stupendo, bravo, proprio bella bestia, e i suoi film sono tanta roba. Poi ho detto quando ci sto a De Niro, a me mi butta di fuori, proprio i film di loro due proprio sono bellissimi, bellissimo. Tra l'altro anche un film dove non c'è De Niro ma c'è un altro grande attore che è Jack Nicholson, che io proprio lo amo, che è The Departed, proprio quel film lì è stupendo. Proprio lì ad esempio io ho sempre detto che DiCaprio mi sta sul cazzo, cioè nel senso non lo considero un attore vero e proprio, diciamo non un attore a tutto tondo, però ad esempio in The Departed ci sta abbastanza bene, capito? È ben dosato il personaggio, perché di solito, capito, quando recita DiCaprio sorte fuori sempre DiCaprio, non sorte fuori il personaggio. Comunque sia, nel film di Departed secondo me funziona abbastanza bene. Questa era una piccola parentesi per tornare al Promontorio della paura. Se non l'avete visto, proprio guardatelo, ma guardate anche l'originale, quello del 62, secondo me si trova anche su YouTube o insomma su internet, e si trova quasi tutto oggigiorno, quindi secondo me c'è anche quello. Comunque guardatelo, così potete vedere proprio le nette differenze dei due film, capito, soprattutto il punto di vista dei registi, il primo è J. Lee Thompson e il secondo è Scorsese, capito, riuscite a vedere proprio la differenza di stile, capito, la differenza di modo di raccontarti una storia, capito. Poi sono film talmente diversi perché sono raccontati in maniera diversa, capito, con un proprio stile proprio personale del regista, ma nello stesso tempo è la stessa storia, proprio guardateli tutti e due e poi me lo fate sapere, eh? Via, alla prossima bimbi.